Ciao a tutti e bentornati alla mia Smile Room. Oggi vi propongo un allenamento incentrato sempre su Pilates che andrà a migliorare la mobilità della nostra schiena. Quindi iniziamo subito e posizioniamoci al centro del tappetino con le braccia lungo i fianchi. Da questa posizione andiamo a sollevare le braccia per fuori con i palmi verso il soffitto, inspiriamo, e poi scendiamo con le mani con i palmi verso il basso. In questo modo andiamo anche a flettere il mento sullo sterno. E ancora sollevo, cerchiamo di allungare bene le braccia, le pareti, abbassando le scapole e poi scendiamo palmi in basso, mento che va verso lo sterno. Immaginiamo bene che le nostre mani vogliono arrivare verso le pareti, come delle prolunghe, e poi torno e scendo il mento che va verso lo sterno. E ancora uno, sollevo, cerco di aprire bene il mio petto, mi distendo di più. E poi ritorno e scendo lentamente una vertebra dopo l'altra della cervicale. Ritorno e sono sulla testa. Vado a ruotare le spalle, destra e sinistra, andando bene indietro con le nostre spalle. Mantiamo sempre il peso distribuito bene su tutto il piede e poi andiamo a cambiare il verso. Vado in avanti, sempre una spalla dopo l'altra. Arrotondo, prima una e poi l'altra, dopodiché mi fermo e da qui vado a piegare le ginocchia e portare le braccia una verso l'altra in centro e poi stendo le gambe e apro le braccia per fuori. Inspiro qui e fuori dall'aria, piego le gambe, scendo con le braccia e ritorno, stendo le gambe come una molla. Inspiro e fuori dall'aria, arrotondo la schiena. E ritorno, apro, cerca di sentire bene questi movimenti come un'onda dalle braccia che scendono e poi dalle braccia che salgono e che tirano verso le pareti. E ancora uno, scendo, arrotondo bene la schiena, ritorno, spingo con i piedi e mi apro. Mantieni qua adesso le braccia e vai a spostarti verso sinistra come se volessi arrivare alla parete e poi ritorna in centro, allungando il dito verso l'alto. Vado dall'altra parte, espiro e ritorno. Tutto il peso sempre bene suddistribuito, senza sollevare né i talloni né gli alluci. Ritorno, senti bene solo il fianco che lavora. Ancora a destra, espira. L'ultimo per parte, vado a sinistra, mantengo anche il bacino bene fermo, stabile. Ritorno in centro. Dall'altra parte ancora uno, espiro. E ritorno, da qui lascio andare le due braccia e arrotondo la schiena, tutta la colla che scende, roll down. Una lettera più volte, pian piano che scendo, rilasso il collo e le spalle. Inspiro, mantengo la posizione e poi riavvolgo dal basso verso l'alto, una vertebra per volta, stendo la schiena e ritorno, apro su. Adesso sempre piego le ginocchia e vado avanti con le braccia, un bel piegamento, distendo le braccia in alto e poi ritorno. Apri qua, inspira e scendi fuori l'aria, allungati bene con le braccia, ritorno e apriti. E ancora vado giù, cerca sempre di allungarti con le braccia verso un punto lontanissimo e poi apri bene il petto. E scendo, le braccia allungate coprono le orecchie. Ritorno e mi apro. E ancora scendo, senti bene le gambe che si rinforzano, il bacino che va indietro. Ritorna e apriti un po' di più, ancora due volte. Riscaldiamo bene anche le gambe, allunghiamo bene la schiena. Ritorno e l'ultimo. Vado giù, allunga, tira con le braccia e ritorno e stendo. Ok, ora andiamo a chiudere bene i piedi, quindi ben vicini. Solleviamo il tallone sinistro e andiamo a chiudere il ginocchio verso destra e poi ad aprire il ginocchio con le dita sempre bene appoggiate, il tallone sollevato. Andiamo a lavorare bene sull'anca e poi apro tutti i muscoli dell'anca, anche gli obsoas. Il gluteo, bene che si vanno a intra-ruotare e fuori, con anche il femore, bene che gira, che ruota nel suo acetabolo. E ancora vado dentro, tre, e apro. Se volete con le mani tenetevele qui sui fianchi per sentire bene anche il movimento bene dell'anca. Ancora due, e apro, e ancora uno, chiudo, e apro. Ritorno in centro e appoggio a terra.
Sento bene l'anca anche come è diversa rispetto all'altra. E cambio gamba. Sollevo la destra, chiudo in dentro il ginocchio che va sulla diagonale e poi apro in fuori. Senti bene anche allungare il piriforme, tirare bene tutta la parte del gluteo e ritorno. Cerca sempre di puntare la tua testa verso l'alto, come se ti volessi allungare. Immagina un libro sulla tua testa da spingere verso il soffitto. E vado, chiudo e poi apro. Mantengo il bacino bene fermo, dritto che guarda davanti. E ancora apro, tre. E chiudi. E due, pensa bene a tutta la schiena che si sta allungando. E torna. E ancora apro. E chiudo. Ritorno in centro e appoggio il piede. Ora vado a divaricare le gambe, un po' più larghe rispetto ai tuoi fianchi, e vado a portare le braccia in fuori. Ritorniamo ora a piegare le gambe, le ginocchia bene allineate verso il secondo dito del piede, la schiena è sempre dritta, e ci spostiamo lateralmente, come abbiamo fatto prima, ma con le gambe divaricate. Ritorno in centro e mi estendo. E di nuovo apro le braccia mentre inizio già a scendere. Poi mi sposto dall'altra parte, allungo, senti bene la parte laterale che lavora, ritorno e chiudo le braccia e estendo le gambe. E ancora scendo, espira, ritorna e estendi. E ancora scendi, le ginocchia bene allineate verso il secondo dito all'esterno, ritorno e scendo. E ancora vado giù, abbassa bene le scapole e allungati, cerca le pareti, allunga bene il braccio, ritorna e stendo. E ancora due, scendo e vado a destra, tiro bene il lato, ritorno e stendo. L'ultimo adesso, vado giù, rimango lateralmente e vado a fare dei piccoli molleggi, delle piccole pulsazioni aggiunte verso la parete. E ancora 4, 3, senti le gambe e anche i fianchi, gli obliqui che lavorano, 2, 1, estendo. E ora vado giù, un bel sorriso dall'altra parte, stiro verso la parete e piccolino 1, allungati come se qualcuno ti tirasse dal braccio, cerca un punto lontano, ancora 2, ancora 1, ritorno e stendo. Ora vado a portare i piedi paralleli sotto le vostre anche, ok? Ritorniamo nel nostro squat portando le braccia in alto. Da qui andiamo a giocare con le braccia, quindi portiamo i palmi delle mani verso il soffitto, sguardo a terra, e i palmi delle mani verso la terra. Mantengo la posizione e quindi vado su, inspira ed espira. Rinforza le gambe che sono il nostro sostegno, senti le braccia che lavorano, la schiena che si distende e ancora non dimenticate di sorridere e ancora giù e ancora sui palmi e ancora giù i palmi, ancora vado su, cerca la sedia bene dietro e giù e l'ultimo salto con i palmi, scendo con i palmi, porto giù le braccia e mi allungo. Sciogli un attimo le gambe, rilassa le gambe. Ok, ora ci portiamo con in punta dal piedino, piedi bene vicini e stretti e andiamo a portare dietro la gamba sinistra. Appoggiamo sempre le gambe, non sono una dietro l'altra, ma hanno i loro binari, ok? Da qui andiamo a portare le mani sull'anca, giù da questa parte, sull'anca sinistra, sull'anca destra, scusate, piego le ginocchia, tutte e due, e arrotondo la schiena. Con le mani cercate di creare spazio nell'anca e andiamo ad arrotondare sentendo tirare il quadricipite e lo psoas. E poi ritorno e mi distendo. Ancora, inspira, fuori l'aria, premi via i ginocchi della coda dell'anca e arrotonda la schiena quanto riesci. E poi stendi e ti allunghi. Pensa sempre alle dita che spingono il terreno, il tappetino, cercano di allungarlo. E poi ritorna, distenditi.
Quindi immagina proprio che il piede davanti spinga avanti il tappetino, il piede dietro spinga dietro il tappetino e io arrotondo bene la schiena e poi allungo, ok? Ancora tre, arrotondo bene le spinte opposte dei piedi, bene la contrazione dell'addome, ritorna, stenditi. E ancora due, senti anche la coscia, la gamba che si sta attivando sempre un po' di più. Mantenendo questa retroversione, sentirai anche bene il dillo psoas che si allunga la schiena. E ancora una, fuori l'aria. Attiva, attiva, attiva bene. Ritorno e distendo. Ora vai bene ad affondare il tallone dietro, ok? Apro le braccia in fuori. Da qui abbiamo la gamba avanti piegata. Ruotiamo il busto a destra, quindi verso la gamba piegata, e tiriamo bene con le braccia, espiriamo e ritorniamo in centro. Ancora, quindi da qui, sempre la destra avanti, ruoto a destra. Se il tallone dietro non tocca, non importa, e ritorno. Pensate però alla schiena che si distende verso l'alto. E ancora vado, ruoto, espiro, ritorno. Lavorate bene con le dita. Quindi con i polpastrelli delle dita cercate di spingere il terreno, di tirare poi il tappetino, ritorna. E l'ultimo, fuori dalle rimani, aggiunte piccoli rimolleggi, fuori dalle 1, 2, tira con le braccia le pareti, 3 e 4, va bene, torsione, 5, ritorno e chiudo le gambe. Sciolgo tutto dall'altra parte, quindi gamba destra che va dietro, espiro e dietro, sempre anche qua due binari diversi, non il piede dietro l'altro. Ok, piego il ginocchio avanti, mi stabilizzo bene, mani sulla coscia, io scendo con il bacino, piego le ginocchia, spingo via la coscia e arrotondo la schiena. Qui cercate anche di pensare alle due cosce che si vogliono avvicinare, cercano di stringersi, inspira. Fuori l'aria, scendi giù, premi bene con l'alluce a terra, mentre scendi, scava con l'ombelico fin dove riesci e poi dai di nuovo libertà e allungamento alla colonna. E ancora scendo, tre, espira, più scendi, più senti anche lavorare il quadricipite, pensa all'alluce, ritorno, arrotonda bene la schiena. Ancora vado giù, espiro, piego le ginocchia, più scendo, più è bello, più scavo bene, arrotondo tutta la colonna, ritorno e mi riposiziono. Ancora l'ultimissimo, vado giù, arrotondo la schiena, senti la retroversione del bacino e spingimi via. Ritorna e distendi. Ora posizionati bene, apri sempre le tue braccia, scapole lontane. E ruota il busto a sinistra e ritorno. Ancora sempre a sinistra, espira, vado, vado, ruoto, tiro le braccia alle pareti e torno in centro. E ancora a sinistra, fuori l'aria. Pensate sempre alle due cosce che sono lontane, come se si volessero toccare, legate da un filo. Devo sentire anche l'interno coscia che lavora. Ancora due, fuori l'aria, espira, ruota, tirati bene verso le pareti, ritorna in centro, l'ultimo fuori l'aria, scava bene con la pancia e ritorno in centro, chiudo le gambe e sciolgo tutto. Ok, ora ci portiamo a terra in quadrupedia, da qui in punta al tappetino, solleviamo le braccia. Andiamo a dare un braccio più che possiamo e poi torno giù, una vertebra per volta, scendo lentamente a terra, pian piano che scendete, le ginocchia si piegano, la schiena rimane tonda, cammino in avanti con le mani fino a quando non raggiungerò la mia quadrupedia. Mi posiziono bene, ginocchia sotto le anche, mani sotto le spalle. Andiamo subito a fare il cat stretch, inspira, allontana le spalle e le orecchie e fuori l'aria, arrotonda, spingi bene via il terreno con le mani. E ancora inspiro, allontano le scapole dalle orecchie
fuori l'aria, arrotonda la schiena, scendi bene con il coccige verso la terra. E ancora cerca l'allungamento massimo della tua schiena fin dove riesci e poi contrario, arrotonda, contrazione profonda dell'addome. E l'ultimo, inspiro, distendo bene la schiena, fuori l'aria, contraggo ed espiro. Ok, da qui vado ora a stendere la gamba destra per dietro, la sollevo verso il soffitto, tengo il piede a martello. Cerco prima di allineare il mio bacino, quindi cercate di sentire le due anche che guardano il pavimento. Dopodiché sollevo il braccio destro. Ora la gamba rimane ferma, così com'è, con il gluteo attivo e il tallone che cerca il muro dietro. Il braccio sinistro, scusate, va indietro lungo il fianco e in avanti. Inspira e fuori l'aria. Quando il braccio va indietro, cerco bene di chiudere l'ascella, quindi di sentire bene il braccio attaccato al mio fianco e poi inspiro, continuo a tirare, ancora tre, indietro e vado in allungo avanti, tallone attivo dietro e vado indietro, tallone attivo, stendo il braccio, ritorno con la mano e ritorno con la gamba. Ok. Da qui pronti per fare al contrario, l'altro incrocio, stendo prima la gamba, posiziono sempre bene il mio fianco e da qui sale, fin dove riesco a farla salire, controllando il mio bacino, quindi cerco di non aprire il fianco, ma di mantenere anche l'ombelico sempre che guarda il pavimento. Tallone bene attivo dietro che spinge, arriva al muro e braccio destro, mobilizzo il braccio. Indietro, fuori l'aria e avanti, inspira. Senti anche il gluteo, soprattutto della gamba sollevata che si attiva in profondità. E avanti, inspira, fuori l'aria. La pancia è fortissima, soprattutto quando espirate, dovete sentire l'addome che si contrae, l'ombelico che si stacca dalla maglietta. Ancora tre, avanti. Indietro e due, fuori l'aria e l'ultimo, avanti, indietro, spingo col braccio di terra, ritorno con la mano, ritorno col ginocchio, arrotondo un pochino la schiena dietro, mi spingo con i palmi, con i polsi, spingo via, come se volessi stirare il tappetino, allungarlo ancora un po'. Con i palmi spingi lontano, lontano, lontano le mani. E poi torna arrotondando la schiena, la coccige verso la destra e torniamo nella quadrupedia. Ora non c'è movimento, io da di fuori non vedo niente. Siete voi che sentite una contrazione profonda di tutta la muscolatura. Inspiriamo, siamo qui. Fuori l'aria andiamo a sentire come se avessimo una palla tra le cosce da stringere, tra i polpacci, come se i talloni si volessero avvicinare e anche l'addome inizia a contrarsi, staccarsi dalla maglietta e immaginiamo anche questa unione della palla che avvicina le due braccia una all'altra, ma non c'è movimento, quindi solo una contrazione profonda interna di tutta la muscolatura profonda, una contrazione isometrica. Quindi siamo qui, inspiriamo. Fuori l'aria contraggo, le braccia si cercano, le cosce si cercano di avvicinare sempre un po' di più, sentite anche i glutei che si contraggono, non muovo un muscolo ma sento l'attivazione profonda muscolare e cerco di sentire sempre protetta la schiena, quindi portando l'ombelico verso la colonna e poi lascio andare tutto, rilassa, ok? Quindi una contrazione, immagino del fuoco che mi va a bruciare fin dentro, fino arriva allo sterno. Inspiro, fuori l'aria, contraggo, sento anche i talloni, mi concentro su una parte del corpo dopo l'altra, mantengo la spinta delle braccia, cerco di sentire i glutei forti, stretti,
le cosce all'interno che si attiva, la palla anche tra l'avambraccio e il braccio da stringere, mantengo la testa proiettata verso il muro, il coccige verso quello dietro, ritorno e rilasso. Ok? Spero di sì, lo andremo ancora una volta, quindi no movimento, solo contrazione isometrica. Inspiro, preparo, spingo, piedi via terra e fuori aria contraggo. Inizio a sentire dai talloni, se riesci meglio, o dalle mani, questa forza che stringe il lato destro e il lato sinistro. Continua a contrarre sempre un po' di più in profondità. Pensa bene anche alla cerniera che sale, sale fino all'ombelico, stringendo forte i glutei, dando stabilità alla tua schiena, al tuo core, bello forte, e poi rilascia tutto. Scivola un po' indietro. Sciogli i polsi e sciogli un po' la schiena. Ora ci andiamo a distendere bene, quindi mani sempre sotto le spalle, puntiamo i piedi, le dita, e andiamo nella V rovesciata. Porto bene le mani, i polpastrelli delle mani, che cercano di risucchiare verso di sé, di naturale il tappetino e di portare invece il coccige verso il terreno. Le scapole si allontanano e devo sentire una piacevole sensazione di allungamento posteriormente alle gambe e alla colonna. Da qui, che siamo ben comodi, andiamo a camminare sul posto, flettendo un ginocchio e poi l'altro in maniera alternata. Ogni volta che fletto cerco anche di avvicinare un pochino la pancia sulla coscia. Inspiro ed espiro fuori l'aria. Ancora 4 volte, cerco di spingere bene, il palmo spinge, i polpastrelli tirano delle mani verso di voi, fanno 2 azioni opposte. Ancora 4, espiro 3, espiro 2 e 1. Scendo giù da qui, andiamo nella plank direttamente, avanzo bene con le spalle oltre le mani, oltre i polsi, mantengo la spinta, stringi bene i glutei, apri il petto, contrai la pancia, senti sempre il fuoco di prima che si attiva bene in profondità e poi ritorno su, distendo la schiena. Ancora dalla via rovesciata, ritorno nella plank, se riesci per andare nella plank. Arrotonda la colonna, quindi fai come un'ondina che dal basso sale, sale fino alla testa. Quando arrivi nella plank, apriti, distenditi, contrai la pancia, l'addome, spingi con le braccia, ritorna indietro, ancora uno. Allungo bene, il coccige sale sempre un pochino di più, le scapole si allontanano, tengo, cerco con i talloni la terra e poi ondina dal basso. Arrotondo una vertebra per volta e poi stendo la colonna. I talloni cercano il dietro, la testa cerca l'avanti. Mantengo la spinta, inspira, ritorna e scendo con le ginocchia. Rilasso un attimo. Sciolgo sopra tutti i polsi. Rilasso un attimo i polsi. Ok, dopodiché riavvolgo la schiena, una vertebra per volta e mi allungo. Ok. Ora ci andiamo a portare seduti in punta al tappetino, gambe piegate e braccia distese avanti. A schiena cerco di allungare più che posso. Da qui schiena sempre bene distesa, il libro da puntare verso l'alto, tiro la fune e vado destra e sinistra, lavoro bene con la parte alta della colonna, della schiena, quindi dorsale, e sento, respirate. Lavoro bene con il respiro, prendo, butto fuori l'aria, bene se tengo il diaframma anche che sale e si abbassa, ancora 3 e ancora 2, vuota bene, tira la fune e l'ultimo e ritorno in centro, arrotondo poco poco la schiena, sempre il coccige e ritorno, sollevo. Prima però ti devi sempre allungare verso l'alto, punta la tua colonna, una volta che sei libero e allungato, porta l'ombelico indietro e verso l'alto. Mantengo questa sensazione proprio anche di risucchio verso l'alto dell'ombelico e poi ritorno. Quindi prima sempre ci allunghiamo. Ancora, mi allungo,
Mantengo l'allungamento e scivolo, scivolo. Pensa all'ombelico che va indietro, continua a scivolare, a portare l'ombelico anche verso lo sterno e poi ritorno in avanti. L'ultimissimo, inspira, ripara. E fuori l'aria dal basso, immagina proprio che l'ombelico salga verso lo sterno, mantieni la posizione, solleva la gamba destra, unisci palme delle mani, ruota il busto a destra per ritorsione, le spalle sono sempre allineate, non cadiamo, ritorno con tutto e appoggio e salgo, ok? Allungati sempre, punto il libro in alto e poi scivolo, arrotondo, ma pensando sempre ad allungarmi mentre scendo. L'altra gamba, palmi uniti, fuori l'aria. Mantieni bene, come se le mani volessero arrivare a toccare un punto ancora più lontano. Ritorno in centro e mi allungo. Ci siamo? Inspira e vado giù, fuori l'aria, senti il risucchio, l'allungamento della schiena, prova anche a immaginare come una colonna, fuori l'aria, sorridi, sorridi che ti vedo, vai, 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 ritorna in centro e appoggia e distendi, l'ultimo di là, inspira, fuori l'aria, indietro verso l'alto, la spinta verso il soffitto. E poi unisci, ruota bene, le spalle allineate, mantengo l'allungamento, ritorno verso il centro e appoggio, distendi la schiena e scendiamo giù, piano piano, una vertebra per volta e mi accomodo a terra. Voilà. Avviciniamo i talloni ai glutei, apriamo un attimo le braccia e sciogliamo un attimo le gambe, lasciamo anche andare. Che la schiena un po' così si rilassa, la parte lombare, destra e sinistra. Perfetto. Dopodiché ritorniamo in linea, gambe allineate e le braccia lungo i fianchi. Ora saliamo col bacino dal basso, retroversione, il coccige, sale punta verso il soffitto. Le gambe sempre come se si volessero unire verso il centro, la linea mediana da raggiungere. Punto i piedi verso il muro, apro bene il petto, lo sterno è bello aperto e poi ritorno dall'alto, una vertebra per volta e scendo le scapole, cerco di mantenerle attaccate. Immaginate la famosa sabbia e lasciatemi impronta. Inspira, fuori l'aria, attacca bene le scapole, salgo su, mantengo i glutei stretti, apro il petto, lo sterno, il mento ben lontano. Ritorno e scendo una vertebra per volta. Ok, ora rimarremo su, inspiro, preparo, fuori l'aria, spalle ben attaccate e sollevo. Da qui giochiamo un po' con le anche, col bacino, facciamo scendere il fianco destro a terra e salire il fianco sinistro. Immaginate dell'acqua che cada dal torrente e poi ritorno come una cascata, riallineo. Ora faccio scendere il bacino sinistro, spingo sul destro. Le ginocchia il più allineato possibile, un pochino si muovono, è normale. Ritorno e contraggo i glutei. Scendi col fianco destro, spingi, continua a spingere col sinistro. Mantieni sempre il mento su tu. Ritorna e stai bene, contrai i glutei. Ancora scivola, senti il bacino che si disallinea. E poi si riallinea. E ancora, fantastico. Scendo giù col destro, spingo su, mi riallineo. E ancora, scendo giù col sinistro, continuo con il gluteo destro a spingere, sali, tienilo qui, piccoli molleggi. Uno, pancia indietro, due, le ginocchia lontane, tre, espiro, quattro, cinque, sei. Sette piccoli molleggi, 8, ritorno e scendo, una vertebra per volta, mi abbraccio, le ginocchia al petto, ok, e pullo un attimo, destra, sinistra, se volete avanti e indietro, come preferite, un pochino di compenso avvicinando le ginocchia. Molto bene, ora andiamo a fare una serie di addominali, portiamo sempre le gambe al petto, gamba a tavolino,
Gambe le punte ben tirate, giù le braccia. Se ho male al collo, le mani dietro, Io inspiro, preparo e scivolo con le mani fuori l'aria, sollevo il busto. Da qui tengo la posizione, fletto, stendo, alternate le gambe. Espiro, uno, due, fuori l'aria, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, ritorno con le gambe, sollevo le braccia, scendo con il busto. Faccio continuare il movimento delle braccia, riporto bene indietro. Inspiro qui, espiro, salgo col busto, ritorno con le braccia. Questa volta le fermo, altezza fianchi. Ritorno e scendo, se ho male al collo, mani dietro. Espiro per salire. Tira con le mani verso il tappetino, ritorna. E ancora sali, cerca di aprire bene, distenditi con le braccia, allungati più che puoi. Ritorna, un bel sorriso, ancora sollevo su tre, fuori l'aria, le mani si allungano più che posso. Ritorno, immagina sempre delle prolunghe. E due, fuori, fuori, fuori tutta l'aria. Le scapole lontanissime, ritorna. L'ultimo, rimango su, espiro, mani sul ginocchio questa volta, continuo ad alternare, inspira, fuori l'aria, ora inspira per due, fuori l'aria per due movimenti, ancora inspiro, fuori l'aria, ancora tre, fuori l'aria, e due, in, ex. L'ultimo, sorridi, fuori, ritorno con le gambe e scendo con il busto. Apro le braccia, sempre qui le gambe, non scendete, twist, bene la schiena, colonna, ritorno in centro. Quando vado, inspiro, inspiro, ora sollevo un pochino, il gluteo si stacca. Ritorno, non tocco terra e inspiro, non tocco terra ma spingo ben verso il basso le scapole, ritorno, pensate anche al bacino che quando vado lateralmente cerca di scivolare, il bacino scivola verso la fine del tappeto, non lo richiamo verso l'ascella, verso la scapola, ma lo spingo bene verso il basso. Mantenendo le ginocchia allineate, creando spazio tra le vertebre. Ritorna. Ancora a sinistra. Inspiro, cerco la spinta. Prova a pensare come se una mano ti tirasse verso il basso. E ancora dall'altra parte. Inspira. Fantastico, eh? Ritorna. L'ultimo di là. E inspira. Ritorno. E rilasso, sciolgo un attimo le gambe, rilasso il bacino, ok? Ora andiamo a fare un bel roll up, distendo le braccia, piedi a martello, inspiriamo sulle braccia e fuori l'aria, una vertebra per volta e salgo. Dopo che arriviamo qua però, apriamo le braccia, ruotiamo a destra e flettiamo in avanti, tiriamo con la mano oltre il mignolino se riusciamo. Rimaniamo qui così, in flessione laterale, e scivoliamo a terra nel roll down. Quindi vado giù, arrotondo la schiena e faccio scorrere il braccio di terra dietro, io mi riposiziono e unisco. Ok? Dall'altra parte. Inspiro, sollevo le braccia, piedi a martello, fuori l'aria, sali, 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 tira con le mani in avanti, apriti qua, cerca di stendere, di aprirti al mondo col tuo petto, ruota a sinistra e fletti, tira, come se le mani bene allungate in direzioni opposte, allunga più che puoi, mantieni la posizione. E poi ritorna giù una vertebra per volta, scorri col braccio dietro, riportali avanti mentre scendi e voilà, meraviglioso. Ancora una volta per lato, solleva, inspira, senti bene tutta la colonna
come abbiamo mobilità la schiena, rinforzando sempre i nostri addominali. Apro, ruoto bene, torsione, scendo giù, tira bene, sempre però con l'addome forte, non lasciare andare la pancia. Mantieni la contrazione, arrotondo indietro, così una bella curva C, sempre con l'ombelico che viene risucchiato verso l'alto e poi scendo giù a terra. L'ultimo di là, inspira, fuori l'aria, tiro, tiro avanti, apro le braccia qua, mi allungo più che posso, ruoto dall'altro e scendo giù, cerco un punto sempre lontano. Bene il braccio attivo, bene il piede attivo, tutto forte, contratto, concentrato. Ritorno e scendo, scivolo col braccio dietro e vado, lo porto in alto. Ok, adesso rilassamento, almeno spero, le nostre belle palline, rolling like a ball. Scendo, inspiro e fuori l'aria. Inspiro, arrotondo. E salgo. Sempre le forze opposte, le mani tirano poi, le ginocchia spingono lontano, come se volessero allontanare, staccare le mani dal sotto il ginocchio. Ancora indietro, non tocco mai con la destra, ma arrivo solo fino alla cervicale, come arrivo solo fino al sacro. Dietro e avanti. Ancora rotondo, espiro. Ancora due e ritorno, bene la palla, l'addome che si contrae, va bene indietro, senti bene la schiena che si rigenera, l'ultimo, ritorno e stop. Ok, da qui ci andiamo a mettere dalla quadrupedia a pancia a terra, quindi giù la pancia e appoggiamo le mani sotto la fronte. Mano destra sopra la mano sinistra, gamba sinistra libera che si solleva. Quindi sollevo la gamba sinistra, sollevo la fronte e la mano destra. Mantieni la posizione, continuando a spingere col gomito e con la mano. Cerca di sentire qui tutti gli erettori spinali che si attivano e si allungano, la tua colonna, la tua testa in due direzioni opposte. E poi ritorno. Quindi lo teniamo su, lo teniamo su e pensiamo bene alla schiena che si distende. Inspira, ripara, contraggo sempre i glutei. Fuori l'aria, sollevo, cerco un punto lontano con il coccige e con la testa all'opposto. Mantengo la spalla depressa, il gomito di terra lavora insieme alla mano che spinge via, quindi mi allungo, cerco di aprire anche il petto. Ritorno e scendo. L'ultimo di qua, inspiro, fuori l'aria, contrai pancia, addome, tira la testa che spinge, in avanti, il tallone che va indietro, allunga anche bene la gamba, ritorna e scendi. Dall'altra parte, mano sinistra sopra, lavoro opposto, inspiro, preparo, fuori l'aria, già quando inizia a salire con la gamba, cerca di pensare alla mano che ti tira il piede. E il gomito bene che si apre, l'altro bene che spinge, tengo forte la mano di terra. Ritorno e scendo, il gluteo è sempre, sempre attivo. Inspira, fuori l'aria. Inizia a salire estendendo, ti cerca sempre di allungarti, mai di accorciarti, ma di sentire l'estensione che va dall'interno. E scendi, sempre allungando, allungando, guadagna un centimetro. E vado sull'ultimo, cerco di tirare, tirare la colonna, le vertebre, immagina bene al suo interno le vertebre come si distendono, si accartocciano e poi ritorno e rilasso. Sciolgo un attimo il bacino. Lavoriamo solo con le gambe adesso in una specie di swimming. Inspiro, preparo, contraggo pancia, addome, sollevo tutte e due le gambe, se riesco, altrimenti le sollevo una per volta e faccio questo. Questo è per chi ha un po' di fastidio. Chi riesce mantiene qui e senza toccare terra inizia ad alternare le gambe, a muoverle,
mantenendo sempre questa alternanza saldo scendo, contraendo i glutei. Se ho troppo fatica lo faccio più lento e tocco sempre terra. Ok? Lo stiamo già facendo? Ancora 8, 7, scegli la tua versione, 3, fuori l'aria, respira sempre, 4, 3, 2, 1 e rilassa. Ok, sciogli un po' la schiena e ci spingiamo indietro nel bambino, talloni sui glutei e rilassi davanti la colonna. Tirati bene, io mi giro, voi continuate ad allungare bene le braccia e giù bene i talloni. Inspiro ed espiro. Ok, dopodiché riavvolgo una vertebra per volta e saliamo. Ci mettiamo seduti in punta al tappetino e andiamo a portare le gambe avanti legate e il braccio dietro. Da qui andiamo a sciogliere ancora un po' le anche e ritorniamo un po' quello che ho avuto all'inizio in piedi, ma seduti insieme alle ginocchia che vanno da una parte e ritornano, vanno dall'altra e ritornano, ancora una parte vado e ritorno, dall'altra vado. Adesso vado a destra con le ginocchia, quindi spingo bene avanti, stacco il braccio sinistro, ruoto un po' la mano di terra, appoggio lontano dalla mano sinistra e cerco di portare la pancia a terra. Con la mano sinistra a terra lontana cerchi bene di distenderti, mentre il tuo ginocchio sinistro cerca di spingere indietro, quindi sali un po' col ginocchio e spingi indietro, tallone che spinge lontano, 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 sempre nelle direzioni opposte e poi ritorna lento con la gamba rotonda, la schiena, usa la mano destra soprattutto per riallungarti, ok? Dall'altra parte vado con le ginocchia a sinistra, ok? Spingo il bacino avanti, stacca il braccio qui, allungalo, fallo cadere sempre più lontano fino a quando arrivi giù, piega il braccio sinistro e piegato, sollevo il ginocchio destro e spingo lontano, lontano, il tallone destro che va oltre, oltre, mantieni bene e ritorna vicina e sali. Ancora una volta, rimango qua, vado a destra, ok, stacca il braccio sinistro, fallo cadere lontano, come se non arrivasse mai a terra, lontano, lontano, quando sono giù, stacco il ginocchio sinistro e mi allungo, sento la parte laterale dietro la schiena e ritorna, una vertebra per volta, vicino alla mano, bello no? Favoloso? Meraviglioso? Dall'altra parte spingi il bacino, allungati, fai cadere la mano lontana, lontana, lontana e poi spingi il tallone dietro, allungati bene, espira e ritorno su, avvicino, avvicino e voilà, e mi metto in centro, ok, incrocio le gambe e shakerò un po', cioè shakerò il bacino. Lascio andare questo movimento un po' di scodinzolamento dal coccige fino all'alto, proprio per liberare un po' le tensioni, liberare un po' la schiena e scioglierci. Ok, ora da qui andiamo ad aprire bene le braccia, in fuori, estendiamo e poi lascio andare tutto, crolla giù come una torre che crolla e poi di nuovo distenditi su verso l'alto, apriti bene, poi lascia andare tutto dal mento che va giù verso lo sterno e ancora l'ultimo mi apro, mi espando e ritorno, rilasso, ritorno su con la schiena e vado a portare solo la testa da un lato
e dall'altro. Dei piccoli semicerchi da spalla a spalla. Da una parte e espiro dall'altra. Ancora uno. Da una parte e dall'altra. Ritorno in centro, sciogli tutto, manda via, rilassa e io vi ringrazio. Grazie, buona giornata e ci vediamo alla prossima.